Allora, salve. Da Italia Azzurro 4, Victor Quebec Sierra. Vinco quasi sempre, quasi che mi frega, gli occhiali, che se no sono a piedi. Allora, oggi, stamattina, pensavo di avere una mezz'oretta di tempo per fare un'antenna a cui tenevo un pochettino, un dipolo sbilanciato. Mi sono accorto che questo maledetto nano DNA ha dato i numeri. Per lui l'impedenza è sempre 50 ohm SWR 1 a 1, ma solo sulla banda dei 40 metri. E ho provato a resettarlo e a riconfigurarlo, sembra che vada, ma non mi fido. E allora per controllo ho detto, ma riutilizziamo questo, l'MFJ, questo è il modello MFJ259, è uno strumento analogico e necessita però, visto soprattutto che è fermo da parecchio tempo, alcuni controlli. I controlli sono effettivamente semplici. Allora, la strumentazione necessaria è un multimetro per misurare voltaggio in alcuni punti sul circuito dell'MFJ e due carichi, uno da 50 ohm e uno da 100 ohm. Questo non è altro che un connettore, un PL, al cui interno c'è una resistenza non induttiva da 100 ohm. E quindi fatto tutto. Allora, vediamo un po' quali sono le operazioni da fare. Prima di tutto apriamo l'incriminato. Cacciavite a croce. Neanche Cristo si vede. Vabbè. Sono 8 viti, 4 da una parte e 4 dall'altra. Controlliamo subito. Aperto e questo è il circuito. Allora, la prima operazione da fare è vedere quel graffio lì, non so chi possa averlo fatto comunque, cioè, vedere il voltaggio di alimentazione. Io ho il pacco batteria interno, l'ho tolto e utilizzo questo pacco batteria esterno da 12 volt. Vediamo un po'. Ok. Dunque, il voltmetro in modalità corrente continua. Ora è acceso. Si vede il tester? Non si vede niente, ma secondo te? Un carisco si fa. Allora, in modalità continua, negativo. Ok, leggo 11,5. Pacco batteria da 11,5, quindi non ci sono problemi sul connettore. E la prima operazione è stata fatta. Spegniamo l'alimentazione. Bene. La seconda operazione, bisogna individuare sulla scheda il circuito integrato a 14 pin.
Allora, dovrebbe essere questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14. Quindi è questo. Che è il controllo dell'AGC. Devo fare la misura sul pin numero 2 e sul pin numero 3, leggere un valore compreso tra 0,3 e 0,5 volts. Eventualmente andare ad agire sul controllo, sul settaggio dell'AGC, che è questo trimmer qui. Per operare su questi trimmer, ma a me viene il dubbio che qualcuno ci abbia messo le mani, per operare su questo trimmer non è necessario un cacciavite non isolato, è sufficiente un cacciavite di piccole dimensioni. Allora, cacciavite di piccole dimensioni a taglio. Direi che questo va bene. Perfetto. Cambiamo la scala. Ok. Per effettuare questa lettura mi devo porre sulla banda, sulla frequenza dei circa 10 MHz. Quindi io lo accendo senza nessun carico applicato. Allora, no. Circa 10, 10,01 MHz. Perfetto. Ora, sempre con l'apparato acceso, negativa massa, e vado a individuare il pin numero 2 e il pin, tu la smetti di rotolare, e il pin numero 3. Allora, numero 2. Ok, pin numero 3. Ok, allora un attimino. Numero 2 è 0, allora, se quello è 1, sì, 0,5 è numero 3. Ok, 0,5. È giusto. Nell'eventualità avrei dovuto operare su questo trimmer. Bene, qui è fatto. Seconda operazione. Tengo l'apparato adesso che recupero il carico da 100 ohm, lo inserisco e con questo effettuo la taratura dell'SWR, deve avere valore 2. Qui mi leggo 1,7, quindi devo sistemare la taratura e devo andare a operare sul trimmer posto qua in alto. Ok, l'ho preso. Vediamo un po'. No, là. Leggo, no, troppo alto, c'è sempre l'errore di parallasse. Vediamo un po' se ce la faccio così. Andiamo di là. Ok, molto bene. Due, perfetto. Devo settare per i 50 ohm, quindi ora stacco questo,
inserisco il mio carico resistenza non induttiva da 50 ohm. Allora, SWR ovviamente 1, l'impedenza leggermente più alta, la sistemiamo. E in questo caso devo operare sul trimmer per l'impedenza, che è questo. Adesso mi sposto sulla banda più alta. Bene. Circa 150 MHz. Perfetto. E rieffettuo il controllo del 50 ohm di impedenza. Preso. Porca. Vuole proprio specchio. Benissimo. Cambiamo banda. 50 ohm, 50 ohm, 50 ohm, 1 altro difetto che caratterizza questa strumentazione dell'MFJ è la bassa qualità dei componenti. Ha chiuso. Ma cosa vorrà ben dire? Il selettore di banda, usandolo poco, fa lo stupido e fa falsi contatti. Quindi quando io cambio banda ogni tanto vedo gli aghi e le frequenze che vanno un po' per i fatti loro. È semplicemente il discorso di pulizia dei contatti striscianti. Io spero che non mi senta e di non avere Graziano Braga fra i followers, perché io uso questo. Funziona. Infatti faceva i numeri all'inizio. Se lo trovate usato, ve lo consiglio. È un pochettino più macchinoso. No, forse non è più macchinoso, è anche più semplice del Nano VNA da utilizzare. Però non ti dà uno sguardo d'insieme della situazione dell'antenna che uno sta testando. L'unica cosa è quella lì. Le dimensioni sono decisamente più ingombranti rispetto al Nano VNA. Ma se lo trovate in un mercatino, accattate il 73 da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, e come al solito è il quasi che mi frega.